In verità non sappiamo più a quale santo votarci e oggi abbiamo voluto insieme a Sua Eccellenza Monsignor Mogavero celebrare questa messa auspicando che il problema del porto di Mazara del Vallo, della sua escavazione, della sua illuminazione possano essere risolti al più breve. E credo che sia ingiusto pensare che questo sia un fatto localistico che interessi solo la Marina di Mazara, che interessi solo questa città. Questo è un problema di tutti. Mazara del Vallo è il porto più vicino all'Africa, più prossimo, e quindi questo elemento di congiunzione fondamentale fra l'Europa e l'Africa è una necessità di tutti, di tutta la Sicilia, soprattutto della Sicilia che vuole lo sviluppo e il benessere dei suoi cittadini. Mazara del Vallo ha bisogno di un porto che sia fruibile, di un porto funzionale e funzionante per rilanciare il sistema pesca e tutto quello che ci gira intorno. Mi pare questa una necessità che riguarda i pescatori, gli armatori mazaresi che tanto hanno sofferto in questi anni e che continuano a soffrire, ma mi pare anche l'interesse di tutta una comunità. Quest'oggi una messa di Natale officiata dal Vescovo dove si è pregato per il comparto pesca mazarese e soprattutto per la mancanza di strutture. Parliamo dell'escavazione del porto e parliamo dell'illuminazione. È importante. È molto importante, dobbiamo dire innanzitutto grazie al Vescovo che ha concesso questa benedizione e anche ricordando i problemi che ci affliggono in questo comparto. Io dico che Mazara non merita come una città marinara, come una espressione italiana la prima flotta in Italia, non merita di avere queste strutture fatiscenti, l'escavazione del porto, l'illuminazione del porto che manca da diversi anni, e quindi diciamo che ormai ci chiediamo soltanto di rivolgerci a Dio di far illuminare, come ha detto il signor il Vescovo, di poter illuminare veramente le menti di queste persone che dovrebbero decidere le sorti di questa città, perché si tratta di decidere le sorti di questa città, e quindi ci mettiamo nelle mani veramente in questo momento del Signore. Questo mare che guardiamo forse con troppa indifferenza, che non ci dà più quei messaggi di luce, di pace, di fraternità, di incontro, di dialogo, di benessere. Questo mare nel quale operano i nostri pescatori, per il quale investono i nostri gli armatori, questo mare che tante vittime ha fatto anche nella nostra marineria, è un debito che tutti abbiamo verso coloro che hanno perso la vita, o perché in momenti di sciagure, di disgrazie, sono stati vittime del loro lavoro, o perché nella ricerca di una speranza e di una vita dignitosa hanno trovato qui una tomba anziché una via per il loro progresso e la loro pace e il loro benessere. Il nostro non può essere un Natale vero se non apre il nostro cuore e i nostri occhi e non ci riconcilia con la realtà che sta attorno a noi. Non possiamo disconoscere i problemi. Nessuno può dire non mi interessa, io faccio altro. Nessuno può dire questo dipende dalla politica nazionale, regionale, locale. Nessuno può dire altri hanno la responsabilità, io non c'entro. Chi si volta da un altro lato è come il sacerdote e il levita che sulla strada da Gerusalemme a Gerico, avendo visto un malcapitato che era stato lasciato mezzo morto dai briganti, dice io ho altro da fare, non mi interessa, qualcuno arriverà dopo di me e mi presterà soccorso. Che umanità è mai questa?